Da Motti, li incontriamo tutti. Sugno Leonardo Sciascia, 1921. Motto, do 1989. Siciliano. Da Motti, li incontriamo tutti. U chiaro e a lucido scuro, oscuro da Motti. Insieme a Renato Guttuso, insieme ad Achille Occhetto, il Partito Comunista in Sicilia, Portella della Ginestra, il 1947. La miseria dei contadini, la sete, la fame, di pane e di giustizia. Scapparsene via da questa terra tinta, andare via, lontano, all'America. Partire e andare dall'altra parte dell'oceano, come hanno fatto già tanti parenti o tanti amici, che hanno fatto fortuna o sono morti. Ci possa raccontare una bugia o una speranza. Questa vogliamo noi, una speranza. Soltanto questa. Il resto non ci interessa. Il resto non lo vogliamo sapere. La miseria dei contadini, la sete e la fame, di pane e di giustizia. Scapparsene via da questa terra tinta, maligna. Andarsene via, lontano, all'America. Ma dopo i fascisti, in Sicilia sono arrivati i mafiosi. A fare i sindaci nelle città, Michele Sindona, Lucky Luciani, ma poi nessuno ci ha fatto più caso. E l'Italia è diventata Sicilia, nel 1947, Portella della Ginestra. Nel 1947, Leonardo Sciascia, avevo 26 anni. Ci pensate mai? Vostri 26 anni. Vi insonnate mai i vostri 26 anni? Sono Leonardo Sciascia, siciliano. Siamo tutti siciliani. Un scrittore dei fatti, non dei parole. Ma chi è un fatto? Un fatto di storia. Di storia, si capisci? Letteraria e civile. Cito. Sono avidissimi nel mangiare, ma universalmente sobri nel bere. Più che continenti nelle cose venere, e vivono in sì gran gelosia delle loro donne che le tengono molto ristrette e fanno acerbissime vendette sopra chi hanno in sospezione. Peccano forte in avarizia, che con vergogna e incomodo loro fanno la spesa per vivere, vestire e ornamento di casa. Sono ancora altieri. E dove non v'è differenza grande di titolo, non si cedono l'uno all'altro. Ardenti amici, ma pessimi nemici, subietti ad odiarsi, invidiosi e di lingua velenosa, di intelletto secco, atti ad apprendere varie cose con facilità, e in ogni loro azione usano astuzia.
Leonardo Sciascia e il Partito Radicale a Roma, il 1979. La commissione parlamentare d'inchiesta sull'assassinio Aldo Moro, alla soglia dei 60 anni. Affinché questi poveri disgraziati non debbano più partire e si possano sentire a casa loro, anche qui in Italia, anche qui in Sicilia, che possano smettere di pagare qualcuno che gli prometta qualcosa che non vuole e non può mantenere, che possano smettere di pagare qualcuno che li porti in giro per il mare, qualcuno che gli venda la soluzione. Ho cercato sempre le coincidenze di cui solo la letteratura sembra capace di descrivere il senso nascosto. Tutti i governi, tutti i poteri, tutte le forme e espressioni di autorità, tutti gli uomini che governano, che comandano, che condannano, suscitano in me la più profonda avversione. Ma gli italiani, ormai sono tutti siciliani, una volta le età, vogliono continuare a fantasiarsi di essere meglio di l'auce. Ma gli italiani, che ormai sono tutti siciliani, non vogliono la verità, vogliono continuare a sognare di essere migliori degli altri. Accattandosi a prezzo gli autuni, un biglietto per accattare all'America, fa accattarsi nauce illusioni. A comprare, ad un prezzo altissimo, un biglietto per andare all'America, a comprare un'altra illusione. Vada, su già, su già. Stanno chiarando sopra navi, a navigare a portare all'America. Eccoli, sono laggiù, sono loro. Stanno salendo sulla nave che li deve portare all'America. Vada, su già. Ammonimi qui, chiamano magari noi sopra navigare a portare all'America. Ammonimi all'America. Eccoli, andiamo con loro. Saliamo anche noi sulla nave che va all'America. Andiamo all'America.